questo signor Jean Tullet che vive in Canada e ha scritto questo romanzo da cui ho ricavato questo lavoro. Lavoro che era già stato fatto al cinema, peraltro, e una delle due protagoniste era Miu Miu, che è la moglie di Jean Tullet, e l'altra è Sophie Marceau. Nel romanzo il commissario è una commissaria di polizia, e credo che sia più corretto, perché in fondo che cosa racconta questa storia? Racconta l'arrivo di una donna all'interno di un mondo maschile. Questa donna è caduta. È caduta in un delitto atroce. Ha ucciso il marito. Come? Facendolo cadere. Facendolo cadere giù dal balcone. Si era seduto sulla ringhiera del balcone, lei ha preso i piedi e l'ha fatto cadere di sotto, e lei è caduta in un delitto. Viene al commissariato, dove c'è un vecchio commissario che è caduto dentro il lavoro del poliziotto, e dice: ma com'è che io non volevo fare il poliziotto, io volevo fare il ladro. E com'è che ha fatto il poliziotto? E ci sono cascato dentro. Non volevo. Spesso noi usiamo questa metafora della caduta. Ci sono cascato dentro, ci sono cascato. Mi sono sposato e ci sono cascato. Dice: ho fatto l'attore, ci sono cascato. Ho fatto questo, perché ho fatto questo testo? E ci sono cascato dentro, ho visto. Ma obiettivamente devo dire che uno degli spettacoli che io ho fatto che è andato meglio, perché non lo so, però adattandolo mi sono impegnato perché ci ho messo tante altre cose che non erano nel romanzo, che appartenevano al mio mondo, al mio modo di fare teatro, e in qualche modo ho raccontato anche che il teatro era caduto, anche lui, a un certo punto cadono tutte le quinte del teatro. Il teatro racconta, spesso ha raccontato, la storia di discriminazioni femminili. Se noi pensiamo a Medea, è vero, Medea uccide i figli, ma non c'è uno spettatore che la condanni, perché è una donna disperata, una donna che è arrivata a commettere l'azione orribile, uccidere i figli. Come può una madre uccidere i figli? Perché è straziata dal marito. In fondo Medea è la storia di un'extracomunitaria.